Allora, buongiorno a tutti, grazie, buonasera direi. Grazie per essere con noi. Stasera lanciamo durante l'ennesimo meetup che allarghiamo, stavolta ormai grazie da una parte sfruttando l'occasione della pandemia, riusciamo ad essere un po' più inclusivi e includere anche persone che non sono solo della comunità di Milano, ma cerchiamo di estendere questa iniziativa un po' a tutta Italia. E vedete un po' anche il titolo per leggere Italian Chapter, che sarà sicuramente il tema del meetup di oggi. Per chi non mi conoscesse, io sono Carlo Ferrarini, sono il punto di riferimento tecnico per le tematiche blockchain in IBM da un po' qualche anno. Seguo probabilmente tutti gli ingaggi che ci sono stati finora su questo tema, lato IBM, da un punto di vista di piattaforma e di tecnologia. Oggi abbiamo un'agenda abbastanza ricca come tutte le altre volte. Non perdo tanto tempo e vi racconto rapidamente di cosa parleremo oggi. Abbiamo Eugenio Reggianini che da un po' sta portando avanti questa proposta di far partire un Hyperledger Italian Chapter. Quindi ora tra pochissimo lascerò la parola a Eugenio che ci racconterà qual è la sua idea e ci piacerebbe tanto sapere e avere un feedback da voi direttamente su cosa ne pensate e quanto possiamo contare su di voi per coinvolgervi in questa idea. Poi volevo oggi tutti speaker italiani, ma tutti molto coinvolti nella scena di Hyperledger. L'altra persona che coinvolgeremo sarà Andrea Frosinini, che è il responsabile del Trade Finance Special Interest Group. Voi sapete, in Hyperledger non ci sono solamente progetti tecnologici, ma ci sono anche dei team di lavoro che si confrontano e quindi Andrea ci potrà raccontare la propria esperienza proprio in questo ambito. E infine abbiamo la sessione che, come sempre, condividiamo per permettere a tutti di raccontare la propria esperienza. Oggi abbiamo con noi in particolare Matteo Ozzello di SIA. Matteo, scusami, mi sono dimenticato di mettere il logo di SIA nella presentazione, ma almeno il titolo lo mettiamo subito. Come dicevo, Mattia Ozzello e SIA sono probabilmente ora, grandi utilizzatori delle tecnologie per leggere. Ora non voglio dire niente perché Mattia sicuramente potrà dire quello che vuole. Più tardi magari ci può raccontare un po' della loro esperienza in ambito blockchain e in ambito Hyperledger. Ovviamente la sessione di condivisione di esperienza è aperta a tutti, quindi fatevi avanti. Insomma, questo è un incontro, come sapete, molto informale. L'idea qui è collaboriamo, tiriamo fuori idee, tiriamo fuori anche domande, anche fastidiose, perché è il luogo dove farle e dove confrontarsi. Benissimo, lascerei a questo punto la parola a Eugenio che ci racconta del proposito della Hyperledger Italian Chapter. Quindi Eugenio, lo stage è tuo, raccontaci tu questo. Innanzitutto grazie mille per l'introduzione, Carlo. Molto, molto brevemente andrò ora a condividere con voi, cercando, esatto, opzioni video, condividere, vorrei condividere con voi una presentazione che ho fatto sul tema. Un attimo solo. Ok, vedete tutti? Immagino di sì. Detto questo, allora mi presento ulteriormente. Mi chiamo Eugenio Reggianini e da circa un annetto mi occupo di promuovere e sviluppare alcuni tipi di attività all'interno di Linux Foundation. E, prevalentemente opero all'interno degli Special Interest Group. E con riferimento all'attività in ambito finance, quindi in ambito capital market e trade finance, dove quest'oggi vedrete anche, magari probabilmente Andrea vi parlerà più nel dettaglio. E, per chi comunque non avesse, diciamo,
conoscenza del fenomeno degli special interest group sono essenzialmente delle occasioni di incontro fra executive che operano in ottica più in ambito business o che sono, diciamo, operano nel mondo dei servizi professionali e executive che operano invece nell'ambito IT e che ovviamente utilizzano prodotti che rientrano all'interno dell'ambito dell'applicazione dei framework di Hyperledger. E sono delle occasioni di incontro settorializzate. Abbiamo due gruppi, ad esempio, che si occupano di finanza, poi esistono special interest group in ambito delle telecomunicazioni, energia, o alcuni che si occupano, ad esempio, di tematiche settorializzate come, ad esempio, il climate change. Coglierò alcuni minuti di oggi per condividere con voi queste mie riflessioni e che sono i pensieri che sostanzialmente hanno portato prima a condividere Aspettate. internamente con. Pronto? Ok, posso continuare. Che hanno portato essenzialmente mi hanno portato essenzialmente a condividere dapprima alcune riflessioni con Linux circa l'opportunità di fare questa proposta e poi condividerla con Carlo e con alcune delle persone già presenti per arrivare a dove siamo oggi. Sostanzialmente la società in cui viviamo vive questo momento di sovrapposizioni tra interazioni fisiche e digitalizzate in questo processo che comunque sentiamo rimbombare da a più livelli di trasformazione digitale. E questo processo ovviamente è nato, non vi racconto cose nuove, è nato con la creazione del network e la creazione di network sempre più efficaci hanno portato poi allo sviluppo di software che sono in grado di gestire enormi quantità di dati anche in maniera estremamente qualificata. In questo scenario, i registri distribuiti hanno comunque una componente essenziale, perché trasferiscono la possibilità di un'applicazione tecnologica su una larghissima scala e su diversi settori economico-sociali. Tenendo presente un piano di sviluppo e di applicazione su larga scala della tecnologia, è importante evidenziare almeno due livelli di applicazione. Il primo è legato a una portabilità tecnologica, tecnica e industriale, data la presenza di tecnologie che possono essere applicate in settori economico-industriali interconnessi fra di loro, pensare alla finanza, all'industria che può essere legata all'applicazione manifatturiera come al retail. E il secondo invece è un livello di engagement proprio più a livello di governance che vede dalla creazione di progetti in ottica privata. Da POC o progetti completi alla creazione e lo sviluppo di progetti che hanno un coordinamento nazionale o internazionale che hanno una struttura dinamica divalente fra pubblica privata o semplicemente privata. Ci sono poli del pianeta dove ovviamente c'è un grosso sviluppo di questi progetti che hanno poi una dimensione strategica all'interno del contesto in cui essi si esercitano. Viene ad esempio in questa settimana è presente a Singapore la Blockchain Week e sono stati fatti annunci importanti di progetti che vedono direttamente coinvolta l'MAS, il Monetary Authority of Singapore, con lo sviluppo di progetti DLT in diverse aree merceologiche. In Italia, ovviamente, noi ci stiamo muovendo da un punto di vista strategico e mi viene ad esempio in mente tutto il tema legato allo sviluppo di una strategia nazionale coordinata dal MISE, dove ci sono persone esponenti, immagino, all'interno anche di questo gruppo di persone.
Diciamo, cercando di riassumere tutte queste considerazioni, l'idea di proporre un Italian Chapter come strumento che in qualche modo possa dare una prospettiva, a mio modo di vedere, più comprensiva del fenomeno DLT da un punto di vista dello sviluppo, più consapevole dell'ampio campo di applicazione della tecnologia, nasce da sé nella proposta che vado a fare oggi a voi. E, come dicevo, la società si appresta a vivere un'applicazione su larga scala di questa tecnologia e Hyperledger, nella sua forma di fornitore, diciamo, di servizi software open source e in tal senso indipendente, costituisce, secondo me, un interlocutore chiave per cercare di guidare la creazione di soluzioni di software in ottica anche nazionale e con la possibilità di sviluppare progetti in un'ottica strategica. Ovviamente il manifesto, diciamo, io lo chiamo in quest'ottica, il compito dell'Italian Chapter sarebbe quello di essere responsabile ovviamente dello sviluppo della comunità di Hyperledger all'interno del contesto nazionale con la possibilità di sviluppare progetti che possano unire diversi esponenti di settore all'interno di comuni standard non solo tecnici ma anche in termini di best practices. In questa ottica ovviamente il chapter dovrà interfacciarsi con diverse realtà, diverse aree funzionali di settore tecnico, mi viene in mente dal coordinamento, diciamo, dei diversi meetups che ora avvengono tra Milano, Roma e Bologna, comunque al coinvolgimento con progetti di ricerca accademica universitaria, alla creazione di condivisione di momenti di condivisione di esperienze su progetti privati in diverse aree merceologiche sul territorio nazionale, dalla finanza all'industria manifatturiera, all'agroalimentare, al lusso, e al supporto di iniziative corporative e istituzionali in un'ottica strategica nazionale. Mi viene ad esempio la possibilità di discutere in tema di neutralizzazione del sistema giuridico, così come in sistema nell'ambito dello progetti, diciamo, di carattere strategico nell'ambito dello sviluppo dell'import-export in sinergia con alcuni porti o aeroporti strategici a livello nazionale. Ovviamente nessun progetto nasce da solo e questo è il motivo per cui io poi alla fine, all'atto pratico, sono a condividere questa mia idea con tutti voi, poiché questa idea passi dall'essere una mia idea a un'idea di tutti, ed è per questo che ritengo comunque fondamentale che questa proposta venga condivisa in primis con la comunità interessata allo sviluppo di questo software, intesa come comunità tecnica, intesa come comunità corporativa, accademica e anche pubblico istituzionale, come espressione di un manifesto e di una proposta generale verso la comunità. L'iniziativa trova il supporto formale di Linux ed è per questo che vedete anche, diciamo, tutte le API, abbiamo creato questa occasione specifica per fare questa proposta. E niente, lascio a voi il commento e spero che di aver colpito nel segno sostanzialmente. Grazie Eugenio. Allora, provo a sciogliere un po'. L'idea qui è presentare questa come una proposta di qualcosa da portare avanti come comunità e quindi di coinvolgere sia chi è in questo momento collegato che in generale tutte le persone che sono interessate a collaborare con la community di Hyperledger. E provo un po' a fare io da rompighiaccio e fare un po' di domande a Eugenio, però fatemi compagnia e torchiamolo un pochino. Prima di tutto, ci sono altre iniziative simili a queste qui che si sta lanciando in Italia come Hyperledger Italian Chapter? Ci sono altre iniziative nel mondo portate avanti dalla community Hyperledger e Linux Foundation in giro per il mondo?
ci sai raccontare o ci fai dire qualcosa di questi, come funzionano, che tipo di background c'è? Certo, guarda, la domanda è super pertinente. E innanzitutto, secondo me conviene partire dal punto di vista, potremmo dire, cronologico. Il chapter, se vuoi, una forma di organizzazione, che si è sviluppata in, più di recente, proprio perché, secondo me, testimonia il passaggio. Anche di trasformazione di Hyperledger, ma in generale della tecnologia DLT, da in un'ottica più di nicchia, mettiamola così, a un'applicazione più vasta e su larga scala che quindi coglie degli interessi di carattere nazionale. E quindi in questa ottica nasce l'esigenza di creare delle organizzazioni che possano unire esperti sotto diversi profili e possano essere in qualche modo accomunati da una dimensione territoriale, nazionale, che possa quindi creare una sorta di think tank, ok? Esistono ovviamente già diverse altre iniziative. Mi viene da pensare, ad esempio, una delle più vaste è la comunità indiana all'interno di Linux Foundation. Il chapter indiano prevede, penso, sono circa 200-250 membri, se non sbaglio, e con riunioni periodiche. E l'attività è quella di coordinare e unire esperienza tecnica ed esperienza di mercato, per riassumerla così in due parole, e cercare di far comunicare le stesse in un interesse che è quello circoscritto al territorio nazionale. Oltre al chapter indiano, abbiamo anche altri diversi chapter come in Africa e in Sud America. Questo anche di peso molto dal fatto che comunque tutta la comunicazione è in lingua inglese e in alcuni territori comunque per avere una condivisione così capillare, diciamo, della promozione dell'attività di Linux, si utilizza anche eventualmente una lingua diversa, che è quella madre dei territori. Quindi, io la vedo, come un processo di trasformazione a livello, di strumenti, di condivisione di materiale, perché poi alla fine della fiera, tutti i diversi committee, che sia un technical committee, che sia uno special interest group, sono dei punti, delle community per cercare di promuovere l'utilizzo e l'applicazione di software Hyperledger in maniera differente, in maniera più efficace. Secondo me la creazione dei chapter ha proprio l'ottica di sviluppare un pensiero condiviso e strategico in un'ottica nazionale. Penso che in Italia ci sia una grandissima necessità di questo e ci sia spazio per sviluppare questo interesse e quindi da qui è nata sostanzialmente la mia idea di proporre a voi questo Italian Chapter. Posso intervenire? Vai Michele, certo. Salve, ben trovati. Intanto ringrazio tutti i colleghi che si sono occupati in maniera diretta e operativa in questo, direi, più di un mese. Ho potuto vedere un sacco di attività a cui solo molto, molto marginalmente sono riuscito ad accodarmi. Quindi grazie, è la mia partenza. Volevo trasferire la mia piccola esperienza riguardo a Hyperledger e inizio dal motivo per il quale sono qua. Sono stato intercettato da Eugenio come corresponsabile del chapter romano per Hyperledger. Vado a memoria senza essere riuscito o essermi premunito di un calendario che mi aiuti a stabilire qual è stato il mio primo contatto con David Boswell. Di fatto, l'attività dei chapter è
piuttosto retrodatata nel tempo. Credo che, o almeno la mia percezione dell'intervento di Eugenio, e soprattutto della positività di questo intento, io l'ho colta nel fatto di rilevare la possibilità di dare maggior forza alla rappresentatività italiana e all'uso delle tecnologie per leggere in Italia, unendo i chapter piuttosto che lasciandoli disseminati sul territorio. Ora, il chapter, l'Italian chapter, quindi io lo vedevo e suppongo possa essere visto come l'unione di tre iniziative, se non ricordo male. Roma, Milano e Bologna erano riusciti a coagulare l'interesse di alcune persone intorno al chapter e a realizzare alcuni eventi. Di fatto, almeno Roma, del quale ho fondato il primo pugno di persone e contribuito insieme ad una istituzione universitaria a produrre alcuni meetup, almeno Roma non è diciamo non è volato, non è decollato, quindi percepisco veramente l'ottimo intento di Eugenio proprio in questo, iniziare ad unire, omogeneizzare, dar forza. Una cosa che rilevo, ma non necessariamente in maniera negativa, ma voglio comunque condividerla con voi, è che si parla poco di blockchain, si parla molto di Linux, detto in italiano. E di software per ledger. Potremmo, metto sul piatto un'idea che mi è venuta in mente sentendo Eugenio ripetere poco la parola blockchain. È probabile, perché io stesso comunque ho creduto opportuno far nascere o supportare community per ledger in Italia perché la vedevo come una forma di diffusione per approcciare in maniera sana l'uso delle tecnologie blockchain, quindi una modalità legata alla strutturazione di un distributed network predefinito, quindi permissioned, e a una community molto molto strutturata. Inizialmente era supportata anche da IBM, se non ricordo male, che provvedesse a far diventare dei case, delle practice e poi best practice. Ora no, non so benissimo il perché si parli meno di blockchain, ma volevo mettere, ecco, questo accento con voi. Ho pensato che mentre Eugenio non ne parlava troppo, il motivo poteva essere proprio questo, che quando io invece ne parlavo molto e cercavo di attirare persone vicino all'Hyperledger Chapter Romano, era perché si parlava molto di blockchain e l'obiettivo era proprio utilizzare questa forma più coinvolgente, più strutturata, più piena di un network regolare per far avvicinare professionisti, ma poi soprattutto aziende all'uso della blockchain. Un altro intervento che mi piacerebbe fare o una mia altra fiche da mettere a disposizione del gruppo di ascolto è il fatto che nel momento in cui ho coagulato questo primo incipit a Roma, vedevo le grossissime potenzialità della blockchain letteralmente bruciate sul falò delle ICO e di stupidaggini varie, o meglio, non che le ICO siano stupidaggini di per se stesse, ma le modalità con le quali venivano utilizzate, soprattutto nel centro Italia, erano veramente deleterie, tanto che hanno, secondo me, causato un grosso allontanamento di chi all'epoca, almeno in principio, in nuce, aveva interesse ad avvicinarsi alla blockchain. Parlo di aziende, ovviamente. Questo ha fatto venir meno in personaggi come me. Io sono un libero professionista, un consulente adesso di medio-grandi aziende. Ha fatto venir meno la percezione della possibilità di guadagnare
fornendo servizi di consulenza nel modellizzare e nello sviluppare soluzioni blockchain. Guarda, Michele, grazie per l'intervento. Provo un po' a dare la mia visione su quello che hai raccontato. Io credo che Eugenio non abbia usato la parola blockchain, ma probabilmente perché la diamo per scontata qui, no? Cioè, se siamo qui, lo sappiamo che Hyperledger alla fine parla di tematiche blockchain, distributed ledger e così. Io non uso tanto la parola blockchain in questo momento per non far torto a chi magari mi dice no, perché questo è distributed ledger, questa è una blockchain, quindi non voglio entrare in polemiche assolutamente. Quello che però condivido è che effettivamente se noi guardiamo anche gli hype cycle, sapete, Gartner pubblica questi cicli, questi grafici in cui si vede il ciclo di adozione di quanto una tecnologia viene vista come hype e quanto come effettivamente qualcosa di concreto. E stiamo passando nella fase un po' più scura, più pesante, se volete, da superare degli hype cycle di Gartner, quella in cui effettivamente c'è un po' di disillusione rispetto alla tecnologia blockchain. Quindi credo che sia normale. Da una parte, che iniziative coraggiose come questa qui che Eugenio ci sta presentando vogliano partire in questo momento perché si comincia ad avere una tecnologia abbastanza matura da farci certe cose, e dall'altra, chiaramente l'interesse è un po' meno marketing, fatemi dire così, non ci si aspetta che con la blockchain si faccia il caffè, ma che ci si faccia qualcosa di concreto che nella pratica deve essere, credo, creare uno strato di una rete di collaborazione tra diverse aziende, come quello che potrebbe essere il contesto. Posso intervenire? Certo, Sono certo. Carlo, posso intervenire? Sono Daniela Merella che fa parte appunto del Meetup Hyperledger Meetup di Roma e quindi anch'io insomma parlo un po' sulla base della mia esperienza e sulla base dell'idea che insomma nel frattempo mi sono fatta delle tecnologie blockchain e della loro diffusione. Quindi intanto benvengano iniziative come queste e quindi insomma io la appoggio, insomma il mio lavoro per la Fondazione Università di Tor Vergata, ma comunque a prescindere da questo insomma ritengo che sia effettivamente un'opportunità di evoluzione, diciamo anche dal punto di vista tecnologico. Ma diciamo, seguendo un po' le attività che io seguo, insomma, di Hyperledger, quello insomma internazionale mondo, io vedo che poi alla fin fine, che secondo me poi è una delle cose che dovremmo fare appunto con questa iniziativa qua. Fondamentalmente le tecnologie dell'Hyperledger, quindi il blockchain, DLT, eccetera, sono orientate alle aziende. E cosa vuol dire? Vuol dire che io ho visto comunque che tutti i progetti Hyperledger sono in qualche modo, ogni progetto, diciamo, fa capo a un paio di grosse aziende, no? IBM, questo lo sa meglio di tutti noi perché IBM praticamente è il fondatore, no, del progetto Hyperledger all'interno degli Linux. Quello che Insieme ad altri, mi risulta un permetto di po' dire insieme ad altri, mi difficile come? permetto di dire insieme ad altri, voglio Sì, solo sì, perché qui sì, non c'è sì. solamente IBM, Però guarda, ti assicuro. c'è Sì, Accenture, però c'è ti assicuro che California. Ti assicuro che in California quando parli di Hyperledger dicono ah sì, IBM, quindi insomma diciamo che siete quantomeno insomma il papà diciamo in qualche dei modo, forti però contributori, assolutamente. dei forti contributori. E quindi perché fondamentalmente poi le aziende investono su questa nuova tecnologia per poi in qualche modo venderla, perché se no di che cosa stiamo parlando? Quello che io vedo, insomma, che invece è qui viene fuori con grande difficoltà è proprio il discorso dello sviluppo. Io questo lo dico da quando si è cominciato a parlare, no? Perché di blockchain se ne parla sempre tantissimo, comunque adesso un po' meno, è vero.
Ma comunque anche quando si è iniziato a parlare, quello che diciamo secondo me questa struttura dovrebbe fare è proprio favorire la parte educational, cioè nel senso cercare di fare in modo di organizzare dei corsi. Adesso io non lo so come Eugenio possa insomma pensare una cosa del genere, però cercare di far crescere i ragazzi, cioè nel senso i ragazzi che stanno all'università piuttosto che quelli che escono dagli istituti tecnici, per comunque renderli comunque padroni di una tecnologia che comunque sta evolvendo. È abbastanza matura, ma è ancora in evoluzione, come molte tecnologie, diciamo, disruptive che possiamo, che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, no? Quindi questa secondo me è una cosa fondamentale. Un'altra cosa fondamentale è vero, è coinvolgere sicuramente il governo, ma portare dentro le aziende, ma non portare dentro le piccole aziende che verranno semmai dopo, nel momento in cui si saranno formati, che se no che fanno, ma portare le aziende che ci vogliono investire, che quindi magari fanno un progetto e che quindi magari coinvolgiamo un po' tutti gli sviluppatori e facciamo un progetto da far vedere in giro, diciamo una sorta di pilota. Io dico, non so, però insomma la porterei fuori dalla teoria, perché di teoria diciamo ce n'è tanta sulla Ce n'è blockchain, fin troppa. diciamo. Mi piace tantissimo E ce n'è l'esperimento. fin. Sì, Ah, assolutamente. ok, grazie. No, 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 figurati. No, Quindi no, ci servono questi tipi di feedback, credo. secondo Eugenio, me noi dobbiamo che pensi? fare uno sforzo ora più che mai, per tanti motivi di lavoro che manca, per motivi no, comunque insomma anche legati alla pandemia, alla difficoltà anche di viaggiare, tutta una serie di cose, per proprio, come dice bene Michele Forbicioni, farle atterrare, no? Queste esperienze che comunque che sono importanti, perché poi anche lì a quel punto anche insomma i progetti poi del governo ti vengono dietro, no? Perché anche il governo non sa che fare, cioè alla fine loro hanno fatto la commissione che io poi alla fine credo che abbiano tirato fuori, non so se libro bianco o qualcosa, ma non è che abbiano tirato fuori molto. Progetti sulla blockchain non ne ho visto che ne finanziano, che il MISE ha fatto dei bandi specifici sull'applicazione di tecnologie blockchain. Quindi insomma c'è molto lavoro da fare, ma secondo me la cosa è le competenze, far crescere i ragazzi, mettere in campo le competenze, farci aiutare dalle grandi aziende che comunque capiscono il valore, no? In questo secondo me appunto IBM, Poste, so che vuole essere molto attiva, però ecco, mettiamo le mani sul computer, insomma, almeno. Vorrei accodarmi. Intanto, salve Daniela, ben trovato. Non era Ciao. detto che ci fossi. Prima ho nominato solo in terza persona la struttura universitaria di cui parlavo. È la struttura universitaria diretta fino a poco tempo fa, suppongo Daniela, da Daniela. E quindi abbiamo organizzato insieme a Daniela, in particolare, col supporto della sua struttura, in senso estensivo, i meetup che sono intercorsi su Roma. Traduco con una frase che io e Daniela ed altri della struttura della Fondazione Universitaria ogni tanto ci troviamo a discorrere riguardo alla blockchain e all'opportunità che questa avesse in Italia, purtroppo con fare quasi da oracoli, e Daniela adesso lo sta testimoniando in parole pronunciate, è che l'Italia rischiava già dall'epoca di essere un mercato preda e non un mercato neanche autosufficiente. Il dato di fatto, dal mio punto di vista, è che ci siamo spenti prima ancora di diventare un mercato preda, quindi adesso si è spento un po' il ciclo dell'hype, è venuto meno. In Italia non ha raccolto che pochi shinings, neanche troppo lusinghieri. Mi riferisco, come ho fatto prima, alle evenienze ICO e altri concetti simili, e ci ha lasciato un po' a chi, come noi, come quelli presenti nel gruppo di ascolto, era entusiasta o è entusiasta della tecnologia e delle sue potenzialità, anche o soprattutto dal punto di vista economico, un po' con un palmo di naso. Quindi mi accodo a
all'appello di Daniela e dico facciamola atterrare. Il ricorrere alla necessità di educational è per passare dalla disseminazione di cosa siano tecnologie blockchain, DLT e approcci tipo Hyperledger, che poi ha generato un sacco di software, piattaforme di sviluppo, di case. Passiamo a quanto ti fanno guadagnare, a quanto ti fanno spendere meno, a come sarebbe opportuno o obbligatorio per te, azienda, utilizzare, adottare queste tecnologie perché altrimenti perdi capacità competitiva internazionale. Io passerei Sì, no, a. ma infatti, guarda, Michele, io sono completamente d'accordo con questa disamina. L'idea proprio, chiedo scusa, anzi, se magari è trapelata una certa teoria, ma riguarda più che altro al tema della proposta che, in quanto proposta, un minimo di formalità deve avere. L'idea è proprio quella, in realtà, di unire le diverse competenze. Che qui vedete proprio per cercare di portare in un'ottica di sviluppo successivo il mercato che stiamo rappresentando, che è quello italiano. Io diciamo, per collegarmi anche a quanto detto da Carlo, se è vero che magari la tecnologia da un punto di vista di interesse sta un po' attraversando una fase discendente rispetto a un picco che precedentemente aveva passato, io non lo vedo così da un punto di vista di applicazione, nel senso che il fatto che se ne parli meno non vuol dire che la tecnologia sia meno utilizzata, almeno per quanto può essere la mia opinione. E il fatto che ci sono grandi aziende che stanno interessandosi a questa tecnologia è secondo me un passo necessario perché poi la tecnologia possa essere davvero capillarizzata e quindi poi possa anche trovare una sua utilità a livello di piccola e medio impresa o a livello di singoli o piccoli gruppi di sviluppatori. Quindi sono d'accordo, questo diciamo, per cercare di sintetizzare, sono d'accordo con Daniele e con te, Michele. Sono in realtà, secondo me, nella mia visione, sono necessarie tutte le competenze. Quello che rappresenta la mia proposta è cercare di dare un minimo di forma e di struttura univoca a queste diverse competenze, poiché possano insieme fare il gioco comune e davvero riuscire. Posso Fantastico. intervenire? Sono Roberta Sabatino, è la prima volta che partecipo a un vostro meetup. Io ho una società che si occupa di energie rinnovabili. Mi sono avvicinata di recente alla blockchain e la prima cosa che ho ritenuto di fare, visto che mi occupo in prima persona della gestione della mia società, dello sviluppo della mia società, è stato appunto quello di, come diceva Daniela, acquisire competenza. Dopo aver letto tanto, ho fatto un corso all'MIT di Boston. E ho ritenuto che fosse, diciamo, un investimento più che utile se volevo cominciare a capire più profondamente di cosa parliamo. E da quel momento ho continuato, ovviamente sono entrata un po' in una comunità internazionale di persone di vario tipo che si occupano di questo settore, che lo sviluppano o comunque investono o che avevano interesse. E devo dire che il discorso che forse in Italia sicuramente se ne parla poco o si applica poco, ma non è così altrove. Io ho tanti contatti a livello internazionale e ci sono dei progetti che non sono nemmeno più in stadio di fattibilità, ma sono in stadio veramente avanzato e funzionano molto bene. Ad esempio nel settore di cui io mi occupo, che sono appunto le energie rinnovabili, ci sono società come Powerledger in Australia che sta utilizzando una piattaforma blockchain per il trading dell'energia peer-to-peer. E funziona benissimo. Non solo in Australia, ormai si stanno estendendo anche verso il Nord America. Io credo, per dare cercare di dare, diciamo, un mio contributo in base alla mia esperienza
più recente, che ci siano diversi livelli, diversi piani rispetto alle cose diciamo, di cui stiamo parlando, che sono tutte assolutamente corrette. Il primo punto che mi sento di dire da persona che fa piccola impresa è che il dramma dell'Italia è la disgregazione. La disgregazione, la mancanza di punti di riferimento, la difficoltà di fare sistema, non lo so perché, francamente, io ho fatto anche esperienze all'estero, siamo stati 4 anni in Turchia, cioè voglio dire, però quello che ho visto è che noi pagavamo sempre molto rispetto ad altre comunità, ad esempio ho visto come lavorano i gruppi di aziende della Gran Bretagna in Turchia, cioè loro fanno davvero sistema e fanno lobby in una maniera pesantissima, cosa che noi molto raramente, francamente, riusciamo a fare, quantomeno ad un livello di piccole, medie realtà. Poi, vabbè, i grandi, si muovono su altri canali e con altri strumenti, altre risorse, ovviamente. Quindi la prima cosa sicuramente è questa, cioè l'aggregazione, la comunità, il mettere insieme competenze è un elemento fondamentale. Il discorso poi dell'educazione, della preparazione, beh, quello lo vedo abbastanza complesso, anche perché è una materia che ovviamente ha una base tecnica molto forte, elevata, per cui insomma richiederebbe anche un percorso di studi abbastanza particolare, poi dipende a cosa si mira, cioè che cosa si vuole fare, che tipo di persone si vuole formare. Per quanto riguarda poi l'aspetto, diciamo, l'altro livello, che è quello delle aziende, degli investimenti sul mercato, anche lì si può operare su piani diversi. Cioè, io dico, lo dico dal mio punto di vista, di chi fa impresa, cioè, francamente, pensare io, piccola realtà, di andare a sviluppare un mio software blockchain, la vedo estremamente complessa, perché significa avere all'interno una struttura tecnica che richiede investimenti, non solo, ma anche delle figure particolari, cioè non è il mio core business, tra le altre cose, io faccio energia, non faccio questo. Quindi quello a cui di solito ci si rivolge poi sono operazioni tipo blockchain as a service, no? E IBM ne sa qualcosa, è il caso di dire, per cui si va ad acquistare direttamente quella che è diciamo una soluzione tecnica precostituita in qualche modo, adattandola al progetto che la realtà aziendale ha necessità o intende portare avanti. Quindi questo è un altro punto, cioè capire anche che cosa si vuole fare e come lo si vuole fare. Poi molto si deve lavorare, secondo me, per progetti, cioè per idee, per determinate realtà. Cioè ci sono progetti che investono il privato, il mercato, ci sono progetti che investono il governo. E, ad esempio, la Corea del Sud già utilizza la blockchain per le patenti di guida, per le carte d'identità, idem l'Australia. Ci sono nazioni che stanno pensando di fare un documento digitale unico che racchiuda tutto, incluso ad esempio dello screening sanitario. Quindi, soprattutto al giorno d'oggi, con questa situazione della pandemia, non è banale avere anche una cartella sanitaria inclusa in tutto il resto. Ma questo. Ci sono piani differenti, cioè da una parte si può avere, come dire, proposte che possono investire il pubblico, quindi la parte governo, la parte Stato, quello che possono essere servizi al cittadino, dall'altro ci sono progetti che vanno a investire l'economia, che vanno a investire il mercato e che vanno in settori che sono, diciamo, ampissimi, ma possono coprire veramente realtà molto diverse. Il corso che io ho fatto a Boston era proprio sulle, diciamo, applicazioni di mercato della blockchain, che tra l'altro non sempre, va detto, è la soluzione, la panacea. Ci possono essere casi in cui invece realtà in cui non funziona come modello, diciamo, anche di soluzione tecnica. Per cui non lo so, il tema è molto ampio, andrebbe un po' più circoscritto per capire Sì, che direzione si vuole dare. siamo d'accordo assolutamente Roberto. Guarda, apprezzo molto che tu abbia condiviso il tuo punto di vista, che credo, dal punto di vista delle piccole e medie imprese italiane, credo che sia fondamentale in una cosa del genere. E allora, siamo un po' a corto col tempo, quindi taglio un pochino, però vedo che sicuramente. Una cosa è sicura, questa proposta di Eugenio ha attirato molto, molto interesse, perché vedo sì, la comunità romana, vedo, insomma, interesse ce n'è.
Quindi chiederei a Eugenio di ricapitolarci per chi, io credo che quindi Roberta, Daniela, Michele, tutti gli altri che magari non sono intervenuti, sono sicuramente benvenuti a collaborare con noi nel portare avanti questa iniziativa. Eugenio, ci dici un attimo rapidamente chi e come può collaborare, può portare avanti questa iniziativa insieme a te? Come Allora, andrò velocissimamente a illustrare questa activity map nelle slide che di seguito vedete. Come vedete, essenzialmente l'ambito education non a caso è il primo che ho preso in considerazione ed è ovviamente una componentistica tecnica basata sui framework di Hyperledger. E vede nella collaborazione con università e centri di ricerca in Italia, da Roma, Milano, dove essi siano, un punto di collegamento tra la tecnologia e lo sviluppo e l'applicazione che essa può avere nella società. Questa ovviamente può sfociare nell'applicazione di ricerca in laboratori di sviluppo, so che a Milano ce ne sono e possono avere determinate tematiche. E da là. Io ovviamente ho preso come riferimento il mondo diciamo del trade e del finance come perché diciamo è quello più vicino a quello che posso conoscere e in questa area ovviamente l'attività c'è anche il coordinamento e lo sviluppo di technical meetups e di altri tipi di iniziative. Dall'altra parte, invece, tutta l'area relativa al business, che vede sostanzialmente in Hyperledger, portatore di due fattori essenziali. Il primo, portatore di processi tecnici standardizzati, quindi standard practice, e il secondo, condivisione di esperienze, quindi creazione di best practices dall'esperienza progettuale avuta da aziende. Per dare un punto anche, diciamo, di riferimento diverso, non è solo una community di italiani in Italia, ma esistono tantissime personalità e potenzialità italiane che lavorano all'estero in contesti che sono già molto avanzati e che sono disponibili a condividere le loro esperienze. In quest'ottica, credo che l'Italian Chapter possa dare veramente molto. Ovviamente i business meeting possono sfociare in progetti che variano da diversi settori merceologici in use cases. Qui ne ho esemplificati alcuni. Dai progetti possono essere coinvolte ovviamente le istituzioni oppure aziende possono sviluppare progetti in funzione corporativa. Cosa che vedo svilupparsi a livello mondiale come trend. E qui ho evidenziato alcune ipotesi di lavoro. In generale, come per chiudere, diciamo, l'Academy Research dovrebbe essere in un'ottica a lungo termine uno dei goal principali dell'Italian Chapter, proprio quello per collegarsi dall'education a sviluppare una community di developer tecnica e di executive consapevoli delle potenzialità dei framework per sviluppare al meglio il processo di trasformazione digitale che stiamo vivendo. Io vi ringrazio, vi chiederei di seguirci sia all'interno della nostra community global che all'interno della nostra LinkedIn page, qualora siete interessati a comunque seguire. Stiamo già cercando di proporre un'agenda con eventi nel mese di gennaio-febbraio, portando alla vostra attenzione esperti che occupano diversi poli dell'ecosistema blockchain, ma che sono comunque accomunati dal fatto di essere italiani e del voler dare qualcosa al sistema Italia e alla community italiana. E per ulteriore follow-up. Vuoi dare, Eugenio, un breve preambolo di quello che pensiamo saranno le prossime sessioni, le prime sessioni che avremo come eventi, come, diciamo, come follow-up di questi meetup? Già Certo, un po', no?
Sì, sicuramente. Dunque, abbiamo una prima lecture fatta su Hyperledger Cactus, che è il nuovo framework uscito quest'anno su Hyperledger, che ha come theme l'interoperabilità, specialmente attraverso Hyperledger Fabric, Ethereum e Quorum. E su questo ringrazierei Alberto e il team di Accenture per la collaborazione. Esattamente, esattamente, esattamente. Oltre a ciò, abbiamo Chainsack e Digital Asset. Sono, diciamo, due referenze mondiali in ambito DLT, e abbiamo preso contatto con dei manager che rappresentano la società e sono comunque esponenti della comunità italiana, e desiderosi di condividere le loro esperienze e la tecnologia, e come la loro tecnologia possa ulteriormente implementare e sviluppare i framework Hyperledger su Hyperledger Fabric. Quindi questa è l'idea: cercare di portare esperienze per in qualche modo sia presenti in Italia che all'estero, ma comunque con team italiano. Con l'idea di portare occasioni di sviluppo e di incontro su i framework di Hyperledger con le personalità che già utilizzano questi framework, e con lo scopo di ispirare poi persone che anche sono, magari stanno avvicinandosi a questa tecnologia, a sviluppare e a conoscere nuovi orizzonti. Perfetto, fantastico. Applausi per Eugenio, credo. Almeno parte mia, grazie. Eugenio, è stato bellissimo come intervento. Quindi riepilogo, per chi volesse collaborare con noi, io spero tanti. Io sicuramente parteciperò a questa cosa personalmente. C'è la pagina LinkedIn e lì si possono seguire gli eventi. Avremo una pagina dedicata all'interno della community Hyperledger e sicuramente chi volesse collaborare anche per portare avanti, non solo per ascoltare, ma proprio per portare avanti l'iniziativa. Chiedo a Daniela, chiedo a Michele, chiedo a Roberta che sono intervenuti, ma vale per tutti. Siete sicuramente benvenuti. E quindi entrate in contatto con Eugenio, in questo caso in primis, o con uno qualsiasi di noi. E cerchiamo di indirizzarvi e trovare il modo migliore per portare avanti questa iniziativa, che appunto vuole essere un'iniziativa di comunità con gli obiettivi che abbiamo condiviso. Grazie Carlo. No, ci mancherebbe, grazie a te. Io lascerei, visto che siamo un po' in ritardo, lascerei lo stage ad Andrea. Se rubo la condivisione dello schermo. Non mi sentiate? Ciao Andrea, sì, ti sentiamo benissimo. Ben arrivato. Raccontaci prima di tutto chi sei e che cosa fai nell'ambito della comunità Hyperledger. Allora, io sono un trade finance specialist, nel senso che io vengo dal mondo high-tech, non vengo dalla programmazione, non vengo dal networking, vengo molto più prosaicamente da quello che è il mondo dell'export, in generale del trade finance. Ho lavorato per anni, diversi anni, per conto di una multinazionale, inglese o una svizzera, in qualità di trade finance specialist. Entrambe le situazioni. Poi dopo per varie diciamo congiunture mi sono in proprio, nel senso che sono diventato un consulente e svolgo la professione principalmente soprattutto con aziende straniere. Ho fatto anche tanta formazione sempre sul trade finance. Che dirvi? Trade finance è una cosa molto, molto, molto tradizionale. Chi ci si avvicina lo nota subito, nel senso che è un'industria che è stata inventata in Italia nel XV secolo, più o meno, qui vicino a casa mia, a Siena, con le lettere di credito. E molto definirla un'industria che non si è mai evoluta veramente, ma che è rimasta arroccata su degli stilemi e su dei paradigmi abbastanza antichi, basati larghissimamente sulla carta,
più. La grossa rivoluzione è avvenuta negli anni 70, tanto per rendere un po' l'idea. Ecco, io mi sono mosso in questo mondo e forse proprio questa caratteristica così conservativa dei trade funds che mi ha spinto a interessarmi a qualcosa di diverso, sempre collegato con la mia area di competenza. E da quando ho iniziato sono venuto a conoscenza di un mondo meraviglioso. Roberta mi faceva un po' menzione a come si muovono in Inghilterra, come si muovono in altre parti del mondo britannico. Ecco, è tutto un altro paio di maniche rispetto a quella che è la situazione in Italia. Basta mettere il naso fuori dal nostro paese per rendersene praticamente conto, anche in ambito a hyperledger. Tutto teoria, anzi, c'è iniziative domani che vanno a maturazione e che sono. Allo stato attuale è molto avanzata di produttività e produzione. Da inizio anno, appunto, io ho iniziato ho accettato quello che era il ruolo di chairperson per quanto riguarda lo special interest group di Hyperledger, relativamente a trade. E pian pianino siamo riusciti a portare dentro alle nostre riunioni, che vengono una volta ogni 2 settimane, varie anche appartenenti proprio alla famiglia stessa di Hyperledger. Abbiamo persone, abbiamo un CTO per esempio che contribuisce su base regolare di WeDotTrade, e su framework appunto Hyperledger, abbiamo VLT Ledger che è a Singapore, insomma tutta una serie di iniziative che stanno prendendo sempre più corpo, nonostante obiettivamente un bel po' di ritrosie, di resistenze da parte degli operatori internazionali trade finance. Che dire, Carlo, è un po' una missione impossible, dove in è fra parentesi, nel senso che appunto si lavora in un'industria che specie col Covid ha avuto dei problemi non indifferenti, proprio perché è legata fortemente a questa fisicità, a questa tangibilità dei suoi asset. E che beneficerebbe enormemente appunto di una grossa rivoluzione o evoluzione più che altro, che avverrà, ma avverrà in modo molto 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 graduale, molto molto lento, che vi lascio immaginare, cioè nello specifico è difficile rendere l'idea un po' della cosa. Ci sono coinvolte banche, sono coinvolte istituzioni. Ci sono coinvolti paesi e vere e proprie aree geografiche ed economiche, e accordare un po' tutti questi suoni divergenti è un bel compito. Ecco. In seno specificatamente al nostro SIGA, lo Special Interest Group, stiamo cercando il nostro contributo. Abbiamo nella fattispecie io, Eugenio e Julian Gordon, da Hong Kong. Abbiamo per esempio iniziato un po' a tirare un po' quelle che sono le conclusioni su quella che è stato fatto da un gigante, insomma, dalla Cina, grazie soprattutto all'intervento di Eugenio, per cui abbiamo iniziato con delle ricerche su quella che è l'infrastruttura digitale cinese, e sempre più stiamo cercando di andare anche in altre direzioni, non solo di struttura, di framework, ma anche di governance in tanti paesi che sono vicini alla galassia cinese, ma non solo. E stiamo cercando di portare sempre più contributi da questo gruppo di pazzi avventurieri, ecco, che stanno dando un contributo fattivo alla digitalizzazione di processi legati agli scambi commerciali internazionali. L'ambizione è quella di portare dentro progetti sempre nuovi, sempre più importanti, sulla scia di quello che è stato fatto anche
altrove, mi riferisco più che altro a Singapore, a Hong Kong, nei sistemi, ecco, legati al trade finance. Per cui siamo un po' portando, ci siamo un po', ecco, del gruppo in maniera virtuale tra di noi per fare avanti discorsi che fino ad ora non erano mai stati fatti, soprattutto in Italia. Di recente abbiamo anche unito un gruppo ICC, International Chamber of Commerce di Singapore, che sta portando avanti un'iniziativa che si chiama DSI, Digital Standard Initiative, tutta una serie di la relazione appunto di una serie di standard digitali per quanto riguarda gli strumenti legati al commercio internazionale. Qui è tutta una situazione che si sta evolvendo e sempre più stiamo cercando di portare avanti il discorso della digitalizzazione. Farebbe piacere portare queste tematiche anche in Italia, dove si parla molto poco di certi di digitalizzazione negli scambi commerciali nazionali, allorché se ne dovrebbe parlare sempre di più e coinvolgere appunto soggetti a livello privato come le banche, ma anche soggetti a livello pubblico, si vedono appunto le camere di commercio piuttosto che le dogane e quant'altro. Qui Ecco, stai lanciando un assist allo speaker che ci sarà dopo, penso abbastanza importante. Comunque poi vediamo Mattia che cosa potrà dirci. Però sicuramente stai toccando un tema importante, così come credo che noi parliamo spesso, non so quanti di voi hanno seguito gli altri meetup, noi parliamo spesso di tanta tecnologia, abbiamo parlato di decentralized identity, abbiamo parlato di tutti i dettagli di Hyperledger Fabric, di progetti implementati e così via, però credo che quello che Andrea sta raccontando sia ugualmente importante, perché alla fine la tecnologia è una parte della storia, però gli standard, la governance e creare un tavolo di lavoro dove si possa ragionare su queste cose è almeno con la stessa importanza che effettivamente poi metterlo a terra con un progetto di tecnologia concreta. se mi Quindi permetti, scusa. vai Andrea, no, non volevo interromperti, solo fare questa osservazione. Quello che volevo dire io, sedersi attorno a un tavolo materiale, virtuale, penso sia, e creare idee e esperienze. Io non sono un programmatore, non sono uno fra atleti, non ho competenze specifiche se non quelle di uno che si diverte, si diletta ogni tanto a spippolare sul computer. Sono uno che sta dall'altra parte. È un sentito diverso le opinioni, te lo dico francamente, di persone che ponevano ognuno la propria versione della storia. Ecco, vorrei fare questo, mettere le persone, ognuna davanti all'altra, con le proprie competenze, esperienze, background, chiamiamolo come vogliamo, in modo che si parlino, spogliandosi ognuna che sono i propri preconcetti. Uno dei grossi difetti che trovo nel mio mondo, nel mondo del trade finance, è questo: i programmatori vogliono vendere software. Non abbiamo bisogno di software, abbiamo bisogno di altro. Sono quelli del trade finance. È diversa, non si capisce che cosa intendi con una conferma di una lettera di credito. Ecco, stiamo facendo nello special interest group è questo: ci sediamo una volta ogni 2 settimane e ci scambiamo esperienze, scambiamo competenze. Marco scorso ha avuto una lecture, uno speech, gli accordi della Bolero International, e vi invito ad andare a vedere sia il suo profilo, diciamo, LinkedIn, il sito del Bolero International, per vedere che cosa fanno effettivamente. Ecco, ma loro la chiamano evoluzione, io la chiamo rivoluzione in realtà, perché è un modo di lavorare completamente diverso. Ripeto, servirà a tutti in un modo sempre più interconnesso e sempre più veloce. In Italia ancora di più, perché dopo che sarà passato l'effetto di tutto questo,
questa tempesta chiamata Covid, dovremmo pensare a levare un po' le del paese. Ecco, questo è un modo buono. Bisogna che da tanto si parla di internazionalizzazione, temi, mercati globali, sì, vabbè. Parliamone in modo più fatto e mirato e capiamoci, perché se va di fare sul lato tecnico e lato, diciamo, trade, credo si possano aggiungere dei buoni risultati. No, faccio menzione a un'iniziativa di Singapore, che può punire le frodi e il data spending. Quale migliore applicazione, ecco, del blockchain? Ma ci sono mille altre. Noi parliamo molto spesso di porti a livello nazionale e a livello internazionale, porti che non si parlano, non si scambiano dati, non si scambiano informazioni, si scambiano documentazioni e poi si parlano. C'è tanto, ti ripeto, da fare. Secondo me questa è un'occasione a livello nazionale, ma non nazionale, per fare qualcosa di tale, o meno che valichi i patri confini, ecco. Posso accettare che l'Italia non dia un contributo attivo, ma nel mio specifico vedo iniziative a Singapore, le vedo a Hong Kong, le vedo appunto a Dublino. Quando a Roma o a Firenze o a Milano. Vi lascio con questa piccola pulce nell'orecchio, ecco. E poi non, come si dice a Firenze, mi chiedo, perché non voglio tediarvi, non voglio subissarvi di parole. Volevo solo chiedere se qualcuno aveva domande per Andrea, in particolare sulla sua esperienza come partecipante a questi tavoli di lavoro alla Trade Finance Special Interest Group o a cose simili, e da una parte, quindi se qualcuno vuole fare delle domande ad Andrea è il momento giusto, e dall'altra, Andrea, magari condividi anche se qualcuno vuole partecipare a una degli interventi, delle riunioni, eccetera, che cosa può fare? Guarda, può visitare la nostra pagina wiki. Ora purtroppo non posso condividere l'indirizzo perché sono col cellulare, perché il mio PC ha l'audio che non funziona, per cui sono da settimane costretto a vivere in questa sorta di limbo, ecco. Vedremo di condividerlo direttamente dalla pagina del Meetup. Assolutamente, dovremo, e qui lo accenno, dovremmo anche noi come Special Interest Group, e siamo i primi a farlo, dovremo avere anche noi un LinkedIn che dovremo inaugurare a giorni, a breve. Chiunque visita il mio profilo LinkedIn pubblico potrà notare che io posto su base regolare gli inviti alle nostre riunioni, con annesso un link per poterci trovare. È abbastanza facile, insomma, vedere. Se andate sul sito wiki, trovare lo specialista sviluppo. Ok, grazie Andrea. Domande per Andrea? Se no passiamo al prossimo speaker, visto che siamo già alle 8 meno un quarto. Carlo, se mi permetti, ho un velocissimo commento, che poi in realtà si ricollega a quello al mio precedente intervento. Io credo che Andrea abbia toccato veramente un punto fondamentale nell'attività di Hyperledger, che è sostanzialmente l'attività di supporto ai processi di standardizzazione, che non sono solamente tecnici, ma sono ovviamente anche trasformati poi in un'ottica di processi di business. Lui ha fatto menzione a quello che stiamo facendo con ICC in ottica trade, international trade, e credo che lo stesso tipo di attività in maniera generalizzata possa essere, secondo me, ripercorsa sul territorio nazionale per progetti nazionali. Questa è un po' la mia visione, ecco.
Quindi per commentare in realtà solamente l'intervento di Andrea e collegarmi a quello che precedentemente avevo detto. Assolutamente, questo è un esempio pratico di come portare in Italia con iniziative internazionali. Va bene, allora io ringrazio Andrea, ringrazio Eugenio e a questo punto lascerei lo stage alla parte di condivisione di esperienze e chiederei a Mattia di raccontarci un po' chi sei, cosa fai, quello che puoi raccontarci di quello che portate avanti in SIA. Qualcuno prima diceva in Italia non stiamo facendo tante cose. Allora, SIA, mi permetto di dire, è tra le aziende più all'avanguardia nell'ambito blockchain in Italia. Ha sicuramente portato avanti diversi progetti, sono tutti abbastanza, alcuni pubblici, quindi non credo ci siano problemi a citarli, ma Mattia ci potrà raccontare. Mi piacerebbe anche, Mattia, se riuscissi a darci qualche idea di quello che state facendo con Hyperledger e senza Hyperledger. Assolutamente, sì, certo Carlo. Buonasera a tutti, grazie Carlo per l'invito e per l'opportunità di essere qui a condividere le esperienze. Direi che posso dire innanzitutto che di essere pienamente d'accordo con tantissimi degli interventi precedenti, tutto quello che riguarda, diciamo, l'attenzione e l'importanza adesso in questo momento storico di mettere a terra qualcosa, di fare qualcosa di concreto, di iniziare ad utilizzare questa tecnologia e dimostrare che ha il suo, la sua raison d'être e il suo motivo di stare al mondo. Io sono pienamente d'accordo, grande fan di questa strategia. Posso condividere la mia esperienza e il perché magari mi trovo un po' meno concorde dal punto di vista di quando si è parlato del life cycle. Diciamo che si può dire che forse è terminata un po' la fase di grande, come dire, grande euforia della blockchain come panacea di tutti i mali, quindi degli use case in cui si cercava di usare la blockchain come un martello. Ma su tutto quello che non era un chiodo. Adesso, diciamo, siamo in una fase, quello che posso vedere io, che è la mia esperienza, che mi occupa anche i weekend, è quello della fame da parte del mercato di utilizzo. Quindi adesso vengo a raccontare anche che cosa facciamo in SIA. Io in SIA sono il product manager della nostra offerta di prodotti relativi alla blockchain, basati poi su un'infrastruttura che si chiama SIA Chain. Quindi tra le varie cose che in SIA sono chiamato a fare c'è quello di spiegare, di comunicare al cliente, ai fornitori, ai partner, a chiunque il perché una soluzione basata su blockchain possa essere utile, possa servire. Quindi grande parte veramente delle sfide sono state fatte anche dal punto di vista della comunicazione. Noi spesso diciamo meglio farci dire che non sono d'accordo, che diciamo la controparte non è d'accordo con la proposta, non si ritrova, che non ho capito. Cioè il momento adesso in cui siamo, secondo me, dal punto di vista dell'evoluzione della tecnologia blockchain, è quello di evitare, assolutamente evitare il messaggio di non farsi capire, di non riuscire a trasmettere qual è il valore di questa tecnologia. Detto questo, SIA è partita ormai nel 2016 a ragionare su queste tecnologie. All'inizio, come prima scelta di campo, c'è stata quella di sostanzialmente posizionarsi all'interno delle tecnologie permissioned. Perché? Perché sia un'azienda che opera nel settore, chiamiamola una fintech, un'azienda che da un certo punto di vista svolge un ruolo strategico nel panorama italiano internazionale, perché fornisce infrastruttura per applicazioni mission critical nell'ambito finanziario, nell'ambito delle corporate, nell'ambito dei mercati di capitali, nell'ambito delle carte e dei servizi alla pubblica amministrazione. Quindi partendo da una scelta di campo comunque forte, perché eravamo nel 2016-2017, in cui lì sì che c'era un grande hype dal punto di vista della tecnologia blockchain, soprattutto di stampo permissionless con le ICO.
abbiamo deciso di posizionarsi nel settore delle permissioned, quindi nel immaginare uno scenario in cui grandi player interagiscono tra di loro utilizzando un'infrastruttura di questo tipo. E l'obiettivo che ci siamo dati è quello di riuscire a mettere a terra qualcosa che non è un POC, cioè riuscire a immaginarci che di lì a breve, da quel momento lì in cui abbiamo creato questo posizionamento, di lì a breve avremmo potuto dire che il nostro team di supporto di helpdesk avesse ricevuto delle telefonate tutti i giorni dagli utenti che utilizzano la tecnologia blockchain. Ecco, questo oggi è realtà. Nel 2020 è assolutamente diventata realtà questa, perché noi siamo riusciti a consegnare nel 2020, in piena crisi di ovviamente quella che stiamo ancora vivendo adesso della pandemia, siamo riusciti a collegare 97 banche tra di loro su un'infrastruttura blockchain privata erogata da noi, così come a consegnare un altro use case in produzione che ha visto anche la fortissima collaborazione di Carlo e del suo team. Questo nel 2020 siamo riusciti a, diciamo, andare avanti e mettere finalmente qualcosa a terra. Da lì, con perché siamo riusciti? Cioè, quali sono i messaggi che posso provare, l'esperienza che posso condividere con voi? E c'è questo concetto di aver immaginato veramente un servizio facile da capire, da comprendere, che si in qualche modo stia dentro i parametri con cui clienti come banche centrali, corporate, PA sono abituati a valutare i servizi, perché la blockchain è una tecnologia veramente disruptive anche dal punto di vista della governance, di come si immaginano i ruoli, di come si immagina anche il ruolo di fornitore, cliente, controparte, cioè, cambia veramente anche i temi contrattuali, perché insieme alla comunicazione che vi dicevo prima, altra sfida veramente enorme è stata quella dei template contrattuali, di immaginare come una controparte su un'infrastruttura permission che utilizza un'applicazione decentralizzata in mano a tutte le altre controparti abbia delle responsabilità nei confronti di queste controparti, nei confronti di chi gli eroga l'infrastruttura come la SIA, di chi invece gli eroga un'applicazione che è sviluppata magari da una terza parte. Quindi tutto questo sistema contrattuale è un grosso asset che siamo riusciti a mettere a terra e su cui poi basiamo l'intero futuro di questa offerta di servizi che stiamo portando avanti in SIA. Diciamo che anche il ruolo che abbiamo avuto nei confronti delle istituzioni, essendo sia una società sorvegliata da Banca d'Italia, ha dato una grande spinta a poter condividere con questa entità quello che abbiamo messo a terra, e quindi tutto il sistema di offerta, quali sono i valori della blockchain. E devo dire che nel corso degli anni ormai non si passa più dal raccontare che cos'è una blockchain, cosa sono, anche partendo magari da discorsi più che conosciamo tutti, quindi il ruolo dei minatori in una rete permissionless, eccetera eccetera. Questi discorsi ormai sono passati, cioè si è già superata quella fase del raccontare i tecnicismi. La domanda che noi vediamo farci in continuazione è sempre: ma questa applicazione che si sta proponendo, che cosa permette di fare? Cioè, qual è il mio vantaggio? Qual è l'integrazione che è richiesta verso i nostri sistemi? E il nostro modello di servizio si basa sul fatto che l'integrazione deve essere minima, deve essere facile. Quindi adesso vengo a raccontarvi che cosa qualche esperienza, nel senso che in particolare quelle basate su Hyperledger. Noi siamo partiti con questo posizionamento di stampo permissioned, ma abbandonando la scelta di campo magari dell'utilizzo di un'unica tecnologia, ne abbiamo scelte tre, perché sono quelle che riteniamo di stampo enterprise, perché quando si parla con una controparte, che può essere una banca, la domanda è sempre: ma quali sono i livelli di servizio, a chi devo chiamare quando c'è qualcosa che non va?
E così si è abituata a fare questi servizi, a erogare questi servizi in produzione, così ci affidiamo a dei partner che ci erogano supporto appunto anche dal punto di vista tecnologico su questa tecnologia. Su queste tecnologie. Quindi abbiamo deciso di non selezionarne una, ma selezionarne tre. Quindi siamo partiti con Hyperledger Fabric, siamo partiti con Ethereum e a un certo punto poi ci siamo accorti che il client Ethereum che avevamo scelto di stampo permissioned è entrato anche nel consorzio di Hyperledger. Quindi questa è anche un'esperienza che vi porto, il fatto che due delle tre tecnologie che utilizziamo su SiaChain sono Hyperledger Fabric e Hyperledger Besu. Che è il client Ethereum appunto di riferimento di Hyperledger. Cosa abbiamo fatto con queste tecnologie? Partirei da Besu, che secondo me è curioso anche vedere come si sono incrociate le strade nel nostro percorso. Noi siamo partiti dall'utilizzo di Ethereum con veramente un lavoro che è stato fatto nei weekend, nei tempi liberi, nel tempo libero del team che si è occupato, che ha portato alla creazione, diciamo, di un'infrastruttura, di un template per lo scambio di token, ma veramente banale nella sua... Adesso uso banale, se mi sentissero i miei colleghi mi appenderebbero, ma è veramente semplice da trasmettere, da raccontare, da poter proporre. Ecco, usiamo questi termini. Da lì, grazie a questo percorso di chiarezza, di concretezza, di posizionamento chiaro, di un modello di governance ben definito che portiamo avanti, questo piccolo prototipo che servirà a scambiare i token evolve sempre di più, ormai ha 4 anni e ad oggi è pronto per i grandi salti, nel senso, qual è il grande salto di un sistema basato su uno scambio di token tra diversi utenti, garantito dalla blockchain, che non prevede l'utilizzo magari di terze parti che validino, ma che magari permettano lo scambio di questi token. Qual è l'utilizzo tipico che potrebbe essere di questa infrastruttura, di questa tecnologia? Sicuramente il sistema dei pagamenti, qualcosa che coinvolga i pagamenti. Ecco, essendo partiti così da così tanto tempo indietro ed avendo portato avanti un percorso chiaro e netto anche con il supporto dei regolatori, il 2021 vede una grossa finestra che si apre su questo mondo. Ovviamente parlo dal mio punto di vista, da quello che può essere l'esperienza che sta avvenendo, ma lo vediamo anche sui giornali, lo vediamo da quando il settore privato con l'intervento di Libra e che adesso si chiama Diem, ha sostanzialmente creato uno scossone il fatto dell'utilizzo della DLT per sistemi di pagamento garantiti dai privati. E questo è un esempio di come si riesce a far evolvere un'idea nel tempo. Ovviamente bisogna avere pazienza, perché ha avuto anche i suoi passi falsi, ha avuto le sue battute d'arresto, si è scontrato con la regolamentazione, con la normativa primaria, però pian piano si stanno superando tutti quegli scogli. Per esempio, è nostro diciamo obiettivo il 2021 vederlo interagire in un sistema di delivery versus payment basato su security e dall'altra parte un collaterale poi in denaro. E questo è sicuramente qualcosa che permetterà alla tecnologia di aggiungere una potentissima gamba, che secondo me poi alla fine nell'evoluzione della tecnologia blockchain sono tre le cose principali che bisogna riuscire a portare a bordo di questa tecnologia, che sono i pagamenti o comunque qualcosa che rappresenti poi un valore economico, l'identità, che è già stata citata prima, e poi a un certo punto secondo me anche
i contratti. Non voglio usare smart contract inappropriatamente, vorrei proprio dire il fatto di poter scambiarsi informazioni che poi hanno un valore legale, che poi, a prescindere che ci sia un template contrattuale off-chain, quella prosa che poi è eseguita in uno smart contract, che sì, quello è un programma che si basa su un if-then, a quel punto lì abbia valore legale. Quello lì è veramente, secondo me, sono tre grossi spunti che si possono immaginare nel futuro. Non li vedo così distanti, ma forse un po' di ottimismo, diciamo che vedo interesse nell'esplorare queste branche dal punto di vista, appunto, delle controparti che si ha. E questo era, diciamo, un'esperienza su Besu. Si aggiunge anche l'esperienza che volevo raccontare su Fabric, su cui stiamo lavorando per sostanzialmente l'erogazione di un network in cui si digitalizzi, si tokenizzi gli inventari di un set di numerose aziende, di numerose corporate, e attualmente prevede magari l'onboarding e l'utilizzo di circa qualche decina di aziende che hanno la possibilità di interagire con una controparte che è il promotore di questa iniziativa, per lo scambio di token che rappresentano i propri inventari, i propri asset, in cambio di finanziamento immediato. E poi ovviamente la piattaforma serve a gestire la rendicontazione e diciamo il flusso inverso dopo che è stato emesso il credito. Questa è un'iniziativa su cui noi puntiamo molto, anche per la potenzialità di crescita, perché stiamo lavorando, Carlo lo sa benissimo, su quello che noi chiamiamo una fase successiva di questa attuale implementazione, che è quella che è un'estensione internazionale. Secondo me tra i principali vantaggi di questa fase 2 c'è il fatto che vada a interagire con l'estero e che coinvolga un grosso pool di aziende. Rappresenterebbe un network piuttosto vasto da questo punto di vista, fermo restando che, appunto, come asset, come referenza, abbiamo già il fatto di avere 97 banche collegate che tutti i giorni utilizzano la SIA Chain, si scambiano informazioni, si scambiano asset, si scambiano in realtà stati, è il termine giusto, e quindi diciamo c'è concretamente la possibilità di utilizzare la blockchain per un servizio a valore aggiunto, un servizio che dà beneficio agli utenti e viene utilizzato tutti i giorni, e non tanto per dire. Cioè, su questo porterei queste tipologie di esperienze che mi fa piacere condividere, e anche come, diciamo, slancio di ottimismo che non fa mai male nel finale di questo 2020, che ci ha visto sicuramente particolarmente pessimisti in certi momenti. Ora lascerei spazio a domande o curiosità su quello che è stato condiviso, qualunque altro tipo di informazione. Scusa, sono sempre Daniela. Volevo sapere qual è la terza tecnologia che state sperimentando? Corda. Ah, Corda, quella non vi sta dando delle grandi soddisfazioni, però immagino. Oh, sì. Ma come dire, diciamo, da che punto di vista? Tecnico, diciamo, dal punto di vista, insomma, del servizio che siete riusciti a mettere in piedi o che stavate cercando di mettere in piedi. Ma è la tecnologia utilizzata con le 97 banche. Ah, ok. Quindi da quel punto di vista viene utilizzata, quindi tutti i giorni, anche con volumi interessanti. Quindi tolgo io dall'impeachment, Mattia, assolutamente. Loro credo che sia il caso di successo più importante per la tecnologia R3 Corda, credo, nel mondo. Io credo questo personalmente,
Quindi sicuramente avere anche visioni diverse da quelle che possono Infatti, no, infatti era questo, era interessante capire, no, l'interazione poi. Sì, assolutamente. Però, Sì. insomma, nonostante questo, vedere che ti apprezzi anche altri tipi di tecnologie mi fa a maggior ragione molto più Sì, piacere. no, ma infatti le religioni non ci piacciono neanche con le Assolutamente. Esatto. Vedo Mattia, ho Siamo visto anche nella chat, vedo. d'accordissimo che appunto non ci piace, anzi assolutamente come sia, per noi tutti i figli sono uguali e non c'è nessun tipologia di preferenza, siamo assolutamente, anzi stiamo vedendo altre, cioè man mano che arrivano sul mercato nuove soluzioni, perlomeno le studiamo, sempre nei weekend, sempre la notte, notti insonni, a guardare cosa Questa è nuove. l'innovazione. L'innovazione ruba sempre le briciole del tempo delle aziende. Questo. Sì, ho visto la domanda per le aziende del progetto Fabric. Le aziende arrivano dal settore automotive, grande distribuzione. Mi pare tech, nel senso di produzione comunque bisogna pensare comunque al settore. Io vengo dalla logistica in origine, quindi per me è chiarissimo immaginare il movimento dei magazzini e tutto questo. Sono settori in cui si produce anche per esempio minuteria e mi ricordo che c'erano, mi pare, semiconduttori comunque è variegato, non c'è un settore principale. Sono settori che hanno bisogno di accedere, non settori, ma aziende che hanno bisogno di accedere a finanziamenti e hanno come asset da mettere sul tavolo il proprio inventario. Poi quell'inventario lì non è, come dire, non cambia di locazione, cioè non viene poi spedito all'azienda che sta finanziando, viene utilizzato per poi fare il proprio corso, ma è il controvalore che viene messo sul tavolo per accedere al finanziamento. Tra l'altro, quindi questo coinvolge eventuali poi finanziatori, quindi ci sono anche eventuali Sì. finanziari, assicurazioni. È effettivamente uno scenario cross in termini di industria, quindi anche da questo punto di vista credo che si sposi molto bene con lo spirito di Hyperledger. Devo dire, è un progetto be molto bello a cui lavorare, assolutamente. Che più avanti magari potremo dire anche qualcosina in più, per il momento chiaramente. Accontentatevi ragazzi, avremo occasione eventualmente, richiederemo a Mattia di raccontarci di più insieme ai suoi clienti, magari in un'altra occasione. Assolutamente. Se posso fare due domande, essenzialmente, innanzitutto grazie Mattia per la bellissima descrizione. Volevo, sulla base della tua esperienza personale, nel corso dello sviluppo del progetto, se tu riuscissi a passare ancora, diciamo, approfondire il tema per quanto riguarda il discorso di doversi comunque interfacciarsi anche a livello istituzionale, immagino con determinati aspetti, hai colto anche alcuni temi di carattere giuridico che comunque immagino non siano stati banali da risolvere in una fase di strategy e di sviluppo iniziale del progetto. E oltre a questo, se puoi dirci qualcosa di più sulle prospettive internazionali che invece il progetto dovrebbe avere in questa, immagino di dire, fase 1 barra fase 2. Certo. Allora, sulla prima, diciamo, posso portare de delle sfide, nel senso che quello che una sfida grossissima che ricordo benissimo è quella che abbiamo affrontato, per esempio, sul tema del GDPR, no? Quindi immaginare che c'è una tecnologia che la descrivo sempre come, quando si parla della blockchain bisogna farsi capire, è un serpentone che si aggiunge sempre alla fine un pezzo, diventa sempre più vasto e più lungo. E come collima questo concetto con il GDPR, il diritto all'oblio? E bisogna agire in maniera molto, molto importante su quel punto di vista, con per esempio crittografia dei dati in origine, piuttosto che sistemi appunto che offuschino, che riescano a
a limitare quanto più possibile l'implemento da questo punto, l'implementazione da questo punto di vista, così come anche implementare sistemi per poi l'archiviazione, ove possibile, di una certa quantità di dati. Quello me lo ricordo come un grosso tema, e portato anche direttamente appunto dai regolatori, così come molto importante quando si è parlato di lanciare un'iniziativa di sistema, di settore bancario, ma va benissimo anche qualunque altro settore, ma che vede magari l'intervento di un organo di vigilanza, fondamentale portare al tavolo il valore europeo, nel senso la possibilità di avere il sistema. E dentro il sistema ci possiamo mettere veramente tutto: l'applicazione, la proprietà intellettuale, l'infrastruttura, la gestione del permissioning, qualunque cosa dentro l'Europa, dentro i confini, dentro la governance, dentro questi aspetti. Questo è stato un grosso differenziale in certi aspetti, è un grosso spunto dal punto di vista della regolamentazione. Cosa che probabilmente non sarebbe stata chiesta su una rete blockchain permissionless totalmente libera, ma perché è impossibile, cioè è qualcosa fuori controllo. Ma quando si parla di un sistema permissioned, poi sono queste le domande che magari vengono fatte e le sfide da affrontare. Quindi rispondere a: ma quindi c'è la possibilità anche remota che una legislazione estera possa intervenire e impedire a un utente di quella rete permissioned di raggiungere l'altro utente perché magari lo inserisce dentro una CRL? Questo è un termine tecnico, spero che mi passiate. A questa risposta bisogna rispondere, magari nell'arco di mezza giornata di lavoro, e quindi bisogna avere delle. Cioè, indirizzare questi temi, e diciamo questo è stato qualcosa che appunto l'utilizzo di queste tecnologie permissioned e questo modello di servizio di governance che è la SIA Chain ci ha permesso di fare. E la seconda domanda, Eugenio, me la ricordi? Scusa, me la sono dimenticata. Dell'estero, giusto? Esattamente, esattamente. Dell'espansione all'estero. Certo, e diciamo che l'espansione all'estero è quello che veramente ci interessa tantissimo in questo avvio poi di 2021, perché facciamo leva su un'infrastruttura che potenzialmente può essere installata in tutta Europa, in tutto il mondo, perché è facilmente installabile in questi termini. E lo use case di Hyperledger Fabric, appunto della rendicontazione, dell'inventory monetization, è uno use case internazionale, proprio di stampo internazionale, portato da una fintech che è internazionale e vuole assolutamente raggiungere l'estero. Quindi è qualcosa che con loro, diciamo, che poi è il nostro cliente, facciamo, vorremmo fare. Ok, perfetto, grazie mille. È esauriente. Benissimo, sono le 8:15. Credo che non so se ci sono altre domande. Un'ultima domanda magari per Mattia, altrimenti, signori, direi che è l'ora di andare a mangiare tutti quanti. Avrete fame. Purtroppo non vi posso offrire un aperitivo, lo farei molto volentieri. Ultima domanda per Mattia, qualcuno? Io magari avevo una domanda. Ciao ragazzi, grazie mille. Sono Francesco di Digital Asset. Grazie per il talk, Mattia, Andrea e Eugenio. Per Mattia, la mia domanda era semplicemente il fatto, solo un po' dal punto di vista tecnico, dal momento che avete a che fare con tanti clienti anche in Italia, quali sono un po' i challenge che si vedono? Perché, per esempio, io ho sempre pensato molto tipo questi topic come interoperabilità, riuscire a avere. Cioè un po' più avere più permissioned system, tutti più privati. Ma quali secondo te sono un po' le più importanti sfide, come dicevi prima, anche a livello tecnico, senza pensare a livello di governance? Chiarissimo, così proprio di primo Sì. acchito mi viene in mente sicuramente interoperabilità.
tra diverse DLT, tra diversi reti, tra diverse applicazioni, asset, cioè ci sono diversi livelli di interoperabilità, però è qualcosa che sicuramente è un'area di interesse enorme. Custodia, gestione delle chiavi, tanto, sicurezza. Da questo punto di vista, anche su questo è qualcosa che su cui stiamo lavorando tanto, la gestione delle chiavi private, sulla gestione della custodia di asset digitali, sia per gli use case che abbiamo in mente, ma per eventualmente anche, come dire, il mondo dei digital asset è bello perché vario, cioè ci sono anche le criptovalute, le stablecoin, cioè può esserci veramente, così come il mondo del grande tema della central bank digital currency, è qualcosa su cui stiamo lavorando e il challenge più forte è sì, ma mi dovete spiegare come gestite le chiavi private, così come mi dovete spiegare cosa succede se io perdessi le chiavi private, io utente finale, qual è il sistema di recupero. Altri challenge che mi vengono in mente, adesso mi vengono in mente queste, e tanta anche attenzione sull'onboarding dell'uomo della strada, cioè. Tipo classico KYC più Sì, semplificato, no? un KYC semplificato, ma anche immaginare qualcuno per la strada che, pur senza saperlo, usa la blockchain è dentro una rete permissioned, ma sostanzialmente sta usando un'applicazione sul proprio cellulare, magari fornita da banche, pubblica amministrazione, diciamo un ente di un certo tipo, ma che non usa la blockchain. Eppure, cioè, eppure rappresentato sulla rete, diciamo, è il concetto di ruolo all'interno della rete. Un conto, cioè, siamo partiti da un attore, un nodo, un certificato, diciamo, questi termini. Però poi alla fine la blockchain per diventare grande deve finire nelle nostre tasche senza che ce ne accorgiamo. Senza che sappiamo probabilmente di avere delle chiavi private da salvaguardare, cioè alla fine è un po' quello che forse ha visto internet all'inizio, credo, io ho 31 anni, Definitivamente. l'ho visto, cioè ce l'avevo praticamente già consegnato internet, però all'inizio penso che i grandi appassionati stessero dietro al TCP/IP, all'SFTP, agli indirizzi di email. E poi adesso siamo qui a fare gli host su Airbnb, a condividere video su YouTube e manco ci ricordiamo che c'è dietro un canale di quel tipo lì. Sono Questa cosa d'accordissimo. mi è venuta Chiaro. un'altra e poi chiudo, non vi voglio annoiare, gli standard, che fa un po' il paio con l'interoperabilità, ma qual è lo standard? Ma a partire dalla tassonomia, quindi i nomi, eccetera, ma poi. Quali sono gli standard per comunicazioni di un certo tipo? Cioè, sono sfide che appunto vengono richieste e che ovviamente non siamo autonomi, non è che non si può fare tutto, però ovviamente c'è tutto il mondo che si spera si sta muovendo in quella direzione. Chiaro. Eh sì, standard, effettivamente. Quando vedi dei clienti con workflow con 50 silos e ti chiedi Sì. come si possono come si può fare Certo. qualcosa? Sì, interessante, Si grazie. può, come si può fare qualcosa di bello, di facile, di sicuro la prossima settimana, oltretutto, no? Esatto. Per Mi il fai dare resto, un per i proposal miracoli, ci ieri. stiamo Esatto. attrezzando. Grazie mille, Mattia. niente. Mattia, grazie ancora, è sempre veramente un piacere ascoltarti, quindi credo sia per la positività che per l'esperienza che hai portato, credo che sia fondamentale sia per i partecipanti che poi per chi riascolterà questa sessione. Grazie a voi. Quindi grazie ancora. Allora, chiudiamo qui, vi ricordo solamente quindi un po' i prossimi passi. Dal prossimo anno cercheremo di fare più frequentemente degli incontri, magari faremo sessioni più piccole rispetto al solito, ma sicuramente scusatemi,
più presenti, quindi sicuramente la prossima sessione su Cactus, poi un po' di interventi, ci sarà anche il team di Digital Assets, ci saremo noi come IBM. Chiaramente lo scenario è sempre aperto ad altri, a chiunque voglia partecipare e portare esperienze. Abbiamo già parlato di Digital Identity, ma credo che sia un tema molto caldo, quindi sarà sicuramente da riprendere. Quindi io vi invito già ora a partecipare alle prossime sessioni all'inizio del prossimo anno, vi condivideremo tutte le date e vi invito a iscrivervi alla community, alla pagina LinkedIn dell'Italian Chapter e a collaborare con noi perché ci serve anche un po' di feedback, quindi se vi va di ascoltare di qualcosa, c'è un argomento tecnico o meno tecnico, fatevi avanti perché qualsiasi feedback è assolutamente benvenuto. Grazie mille Carlo per aver condotto il meeting, grazie ancora per la disponibilità, penso e spero che sia stata un'occasione per fruire al massimo delle competenze di tutti e spero che sia la prima di tante. Lo speriamo tutti. Va bene, buona serata a tutti. Qui chiudiamo, buon appetito e buona cena. Arrivederci, Grazie ciao a ragazzi, tutti. buonanotte, grazie. Ciao. Ciao.